Io, non lo so, con i gesti, con lo sguardo ho provato a farmi perdonare di questa cosa e gli servirà sicuramente tempo e da parte mia sicuramente molta più cura, attenzione e sensibilità forse, no? Gianni ed Emma, finalmente, dopo 21 giorni di incessanti ricerche, sono di nuovo insieme. La cagnolina di razza Schnauzer era infatti stata smarrita 3 settimane fa. Era scappata all'improvviso, spaventata da un forte rumore con ancora il guinzaglio rosso addosso. C'è stata una leggerezza mia sicuramente e mi ha sfilato proprio il guinzaglio dal polso. Non sono riuscita a prenderla e l'ho persa di vista dopo qualche centinaio di metri, è velocissima. Il caso della piccola cagnolina era diventato mediatico, si era infatti formato una sorta di passaparola sui social per cercare di riportare a casa Emma. C'è stato un tantam impressionante di condivisioni e poi soprattutto delle persone che si sono attivate, hanno dedicato il loro tempo, che è prezioso, lo sappiamo, non abbiamo mai tempo per noi, invece la sera si sono mobilitati alla ricerca, hanno provato in tutti i modi a trovare delle tracce e in qualche modo a individuarla. Hanno fatto delle chat proprio dove condividevano quotidianamente tutte le varie riflessioni e soprattutto anche dei momenti in cui ritrovarsi per andare a cercare la cagnolina. In più è stato attivato anche un drone termico di ultima generazione, sorvolando proprio la zona che era stata identificata e quello già ha dato, diciamo, dei piccoli risultati perché comunque sia, ecco, la zona era proprio veramente quella. Adesso il lieto fine, Emma è stata ritrovata al Parco Pertini. Si è infigliata in una di queste panchine in questo parco e è stata potuta essere recuperata, insomma, e questa è stata veramente, non so, una vera fortuna. Una storia d'amore, ma anche di speranza per tutti gli altri proprietari che stanno vivendo le stesse ore d'apprensione. Fondamentale per me è stata capire perché mi sono sentito tantissimo in colpa e ho capito anche attraverso i social che non era così raro che qualcuno potesse perdere il proprio cane, il proprio animale. E in questo senso a chi dovesse ricapitare, mi auguro di no, mai a nessuno, però ecco, queste cose funzionano, veramente danno veramente tanto sostegno, possono essere veramente di tanto aiuto.